wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and fight. With tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me. And the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to... E buonasera, piloti, benvenuti in un'altra diretta Lorraine dopo il famosissimo giveaway. Siamo di nuovo qua stasera per fare un voletto insieme. Con noi, avete visto, c'è un po' di gente. Li vado subito a salutare tutti. Abbiamo Chico, Rex, ciao. Protector, Derfel75, Spooky, detto anche Tommy per gli amici, Teuz, Kevin e Diego. Questa diretta è una diretta particolare perché il nostro amico Diego, che avete visto in, diciamo così, nelle varie dirette essere un bravo air-to-air, si può dire? Si può dire, Diego, un bravo air-to-air? Non l'ho mai sentita, però dai, vabbè. Si dice asso. Si dice asso. È un asso del volo, ci porterà in volo con, in questo caso noi abbiamo degli F-18, perché ci spiegherà alcune manovre. Prima di cominciare, per chi vedrà questa diretta in differita su YouTube, beh, innanzitutto voglio ringraziare, permettetemi di ringraziare appunto tutti coloro che sono gli abbonati di YouTube e in questo caso anche tutti gli abbonati del canale Twitch. Poi in generale vi volevo dire un'altra cosa, che dovete, sarebbe meglio iscriversi ai canali miei, perché così almeno mi aiutate e mi fate capire che insomma quello che faccio vi piace. Iscriversi ai vari al canale, soprattutto quello YouTube, mi dà veramente tantissima forza, ma soprattutto io vedo che quando dico ragazzi abbonate, vedo che iscrivetevi, vedo che insomma schizzano su le iscrizioni. E tante persone mi dicono, ma Lorenzo, ti meriteresti di avere più abbonati? Abbonatevi, che state a... voglio dire, no? Altra cosa importantissima, questi sono tutti i canali, anzi tutte le coordinate per volare con noi col canale Discord, vabbè Twitch è quello che state vedendo, YouTube è quello della differita, il canale Telegram dove scrivo tante cose tutti i giorni, Instagram lo sto utilizzando tantissimo e abbinato a Instagram anche il gruppo Facebook, quindi tante tante cose insomma per rimanere collegati con noi. Saluto lo staff di CP Flight, che è praticamente lo staff che rende possibile tante cose prestissimo, molto prestissimo, tipo la prossima settimana vedrete con questi strumenti di CP Flight un bellissimo volo, perché inizia il Lorraine Olympic Tour 2024. Ve ne parlerò, se non l'avete ancora visto andate in qualche in un altro video che avevo fatto su YouTube, c'è scritto tutto, vi dice tutto, e utilizzeremo ovviamente Navigraph. Detto questo, vi ringrazio veramente per la pazienza, io darei la parola a Diego, faccio vedere l'immagine che mi hai mandato Diego, così spieghiamo quello che stasera andremo a vedere.
vado con l'immagine. Eccola qua, Diego. Ok, aspetta, mi collego allo streaming così. Okay, sì, aspettiamo che tu hai fatto, streaming. Io poi dopo cerco, perché Diego non la vede proprio questa immagine, lui me l'ha mandata, comunque insomma. Aspetta che cerco di metterla un pochino più grossa, eh. Aspetta un attimo, cerco di metterla un pochino più grossa così forse si vede meglio. Ecco, così. Ok, in realtà no, però va bene, dai, va bene, così, perfetto. Sei pronto, Diego? Quando vuoi, racconta pure tutto. Allora, immagini vediamo, innazitutto lo aerei, uno blu e uno rosso, sono rappresentati. Diego, scusa un secondo, stai vicino alla, come si dice, al microfono, perché ti è un po' ovattato. Comunque, dai, vai. Allora, diciamo, innanzitutto... queste, diciamo, in queste immagini due aerei interessati, uno blu e uno rosso, sono rappresentati dalle due croci che vedete, una croce blu e una croce rossa. Perfetto. Poi vediamo una piccola sagoma con accanto scritto incoming missile, e quello lì è il missile che è stato tirato. Okay? Quello che vedremo oggi è come un missile si difende qui su DCS. Per okay. capire questo ci serve prima capire su cosa si basa la tecnica che vedremo oggi. Allora, diciamo che tutti i radar, ok, i radar in generale, hanno un filtro, ok, che è il notch. Questo filtro, ok, questo filtro praticamente... Sta sì. vicino al microfono? Io sono vicinissimo, non bravo, so perché ogni tanto mangialo, si perde. Proprio. Allora, questo filtro fa sì che il radar non veda gli oggetti al suolo, perché se il radar vede gli oggetti al suolo non si capisce più niente, saremo pieni, okay. in un radar saremo pieni di contatti, quindi fa sì che edifici, alberi, eccetera, non si vedano, okay? Okay. Nonostante vengano colpiti dalle onde, non si vedono. Non si vedono. Ok, ecco, quindi cosa succede? Che noi, con questa tecnica che vedremo oggi, andremo a ingannare il radar facendo sì che ci veda come un palazzo, ad esempio, e che quindi non il filtro ci filtra e quindi non vediamo visti dal radar. Ok, quindi questa tecnica fa in modo che sfrutta, diciamo così, il filtro del radar per nasconderci con quello che è l'ambiente circostante. Perfetto, vai avanti, Diego. Esatto. Allora, quindi come funziona? Noi, il nostro obiettivo sarà quello di metterci a 90 gradi rispetto alla direzione delle onde emesse dal radar, ok? Ok. Quindi mettiamo caso l'aereo che sta emettendo con il radar, ok, che è in ricerca con il radar, ha prua 270, ok? Ok, 270, ok. Ok, quindi noi... per nocciare andiamo a metterci ad esempio in prua 180. Perfetto. Okay? Meno 90. Ok. Perché questo? Perché pensateci, noi in questo momento siamo a 90 gradi rispetto al radar, quindi essendo in direzione perpendicolare, il radar ci vedrà si muovere sull'asse, diciamo così, orizzontale, ma sull'asse verticale ci vedrà sempre fermi, capito? Ok. Okay. Cioè, noi ci avvicineremo perché l'aereo che sta emettendo si avvicina, ma noi ci vedrà sempre nella stessa posizione nell'asse verticale, ok? Okay. Guardando dall'alto, come appunto se fossimo un palazzo, okay? Ok? Il palazzo per terra all'aereo si avvicina, ma perché è l'aereo che si avvicina, ma l'aereo nello il palazzo nello spazio sull'asse verticale è sempre fermo. Ho capito. Stessa cosa lo è per l'aereo. Okay. Ho capito. Se noi andiamo perpendicolari saremo fermi e quindi il radar ci filtrerà e non ci verrà. Questo cioè, lui non ci vede assolutamente fermi, eh? Ci vedrà assolutamente fermi. Senti, ti faccio una domanda: è necessario andare verso il basso oppure no? Allora, diciamo che se si va verso il basso è meglio, diciamo, si ha un notch migliore. Più si è bassi e più si è lenti. Okay. Okay? Ok. Però si può fare anche se si è veloci, ok? Diciamo che il terreno ti aiuta anche, nel esatto, senso che ti può aiutare. Hai più probabilità di farti nocciare. Quindi vediamo un attimo all'atto pratico. Vedete che
nella parte a destra in basso dell'immagine abbiamo un piccolo paragrafetto intitolato RWR View. Ok, Sì. quindi sarà la visuale che noi dovremo avere Perfetto. sull'RWR, ok? Vedete che Ok. abbiamo due rette perpendicolari, ok? Che Ok. indicano l'asse della nostra prua e l'asse perpendicolare alla nostra prua, ok? Perfetto. Allora, quindi avete capito come funziona, dovete assolutamente guardare quella che è la prua che avete, vedere da dove arriva il missile e mettervi a 90 gradi rispetto appunto alla direzione di provenienza In del missile. pratica possiamo farla molto semplice. Vi viene tirato il missile, voi lo vedete sull'RVR perfettamente a vostro ore 12, ok? Quindi Ok. sulla retta, diciamo, che passa per la vostra direzione, ok? Parallela alla vostra direzione. Voi che farete? Andrete seguendo l'RVR a posizionare il missile sulla retta che è perpendicolare alla Sì, vostra che è direzione, anche più semplice. ok? Quindi bisogna assolutamente accendere Esatto. l'RVR, bisogna assolutamente, insomma, bisogna avere un pochino di cose da fare. Bene, io un'altra cosa importante che volevo dire anche a tutti gli ascoltatori in questo momento, che ringrazio tutti, tutti i 17 in questo momento siete tanti, mi sono scordato. Ah, ecco, che Diego sarà lui a spararci il missile, quindi in un certo senso ci avvertirà. Questa è una missione di training, questa è proprio una vera e propria lezione che Diego e Tommy, perché c'è anche Tommy, giusto? Come aggresso sarete in due, Ah, giusto? quindi noi niente Io missili in sostanza. faccio solo da gregario nel caso si voglia Ok, provare a poi casomai qualcosa. io vado avanti, faccio la prima cosa, poi dopo mi rimetto nella visuale, diciamo così, dell'F10 e così poi dopo vedo anche quello che fanno gli altri. Io direi, Diego, devi aggiungere qualcos'altro? No, no. No. Allora io direi di andare sui nostri aerei, e cominciare proprio, guardate che belle infilate di F-18 che ci sono qua, ma è meraviglioso, ragazzi. Vedervi così veramente mi dà una forte emozione. Ok, allora io direi che possiamo assolutamente cominciare. Allora, a tutti i pacchetti, accendiamo i velivoli. Tanto Diego, dici un po', questa manovra è una manovra assolutamente che... Io metto anche le formation light, ragazzi, così almeno ci vediamo e insomma capiamo anche dove siamo. Vi ricordo gli FF per non tirare giù come al solito persone che non c'entrano niente, cioè i nostri amici, ok? Ah, mi butto giù tutto. Eccola là, il Intanto, terrorista è arrivato. Tommy, Saluto un attimo noi Obi68. Ciao Obi, buonasera, passiamo. benvenuto. Sì? Sì, ah sì, Ok, io e voi Tommy iniziamo fate. ad andare perché dovremo Certo. prendere distanza. Arriveremo perfettamente da est noi, quindi dalla zona più o Corretto. meno di Tbilisi. Cucino Pio Taxi Out. Oh, taxi. Allora, non abbiamo per tutti coloro che sono entrati in questo momento, oggi vedremo il notch. Diego ci ha fatto una piccola lezione su come funziona, qual è la teoria. Vedete, loro stanno andando, diciamo, sono gli aggressor, stanno andando nella zona appunto dove ci aspetteranno e quindi faremo appunto queste manovre per capire insomma come funziona. Ringrazio Rex Black che è qua con me per il follow, Grazie. a te. No, mi stupisce che non fosse ancora iscritto, lo so. Scherzo, dai. Un'altra cosa, poi Diego ci farai sapere dove ci andremo a posizionare, insomma, per fare questa cosa, ok? Allora, un attimo solo, è difficile parlare, intanto Allora, magari voi, accendere. dico, montate magari due AMRAAM, giusto perché se dopo volessimo Sì, provare a mostrare proprio la tecnica, potrei provare a tirare a me e Tommy. certo, sì, sì, certo. apriamo e chiudiamo una parentesi. Ovviamente è un gioco simulativo, no? Questa è una delle tecniche e non è che è garantita al 100%, Non è la certo. panacea, Anzi, come... no, No, guarda, io assolutamente. lo dico proprio per... Posso dire che questa tecnica qua non ha niente a che fare nella realtà, con quello che succede nella realtà. Ok. Proprio non è realistica, diciamo.
ecco. Non è realistica. È interessante questa cosa. Non è molto realistica questa tecnica qua, come funziona proprio il missile, il notching. Ecco. Ok. Intanto io saluto Janus. Io ho acceso sul display di destra proprio anche il RVR, proprio perché così almeno possiamo vedere insomma la procedura, insomma vedere anche meglio. Saluto Janus, buonasera anche a te, benvenuto. Ok, stiamo intanto accendendo. Chiudo il canale. È un simulatore, però ovviamente i sistemi d'arma hanno dei fondamenti di realismo, però non sono realistici, se no ci sarebbero, certo, un po' di segreti, un po' di teste che saltano. Quindi come simula parte del realismo sul sistema degli armamenti, anche il notch e tutte le tecniche di evasione simulano una parte di realismo. Bravo, bravo, sì, esatto. Benissimo. Il più Uccino possibile, ma ecco, 07 Kutaisi. Yes. A te parti già, mio caro? Sì, tesoro. Quando uno dice vuoi sentire, di solito non pulisco il water. No. Allora, questa cosa qui la capiscono solo quelli della nostra età, capito? Niente. Sì. Va bene. Lello Linux XXX, buonasera anche a te, benvenuto. Allora, accendiamo un po' la cosa che c'è. Diego ha mietuto parecchie vittime, no? In questi giorni sul server Lorei. Quindi, insomma, un po' la cosa ci... Ah beh, anche il nostro amico Tommy. Però, insomma, va bene. Rateo 21. Ok. Ma... bit, 1, 2, 3, bit, buonasera. Dimmi, Protector. Bisogna mettere un waypoint, un specifico waypoint. Allora, guardate, io vi direi, no? Adesso io e Tommy decolleremo, andremo per Frua Est, ok? Quindi arriveremo più o meno dalle montagne, leggermente a nord di Tbilisi, ok? Poi andate verso Poti, verso il delta di Poti, verso comunque il mare, ok? Sì. Allora, intanto guardavo che c'è scritto, andiamo verso il mare. A che quota ci mettiamo? Uno dei tre bit, vi ascolto mentre allora sono in missione su DCS in VR, va bene. Su che... Provate a mettervi 25-30.000, che è una quota in cui spesso ci si trova, diciamo, okay, dopo il primo notch. Tommy, stai laggando molto, lagga il server, ok? Anche il server, sì. Sì. Speriamo che questo non succeda, nel caso me lo dite blocco subito la situazione. Allora, okay. Diciamo, quindi andrete a 25-30.000, mi raccomando ragazzi veloci, perché se no non fate in tempo a manovrare che il missile va via. Certo, più o meno, certo. Almeno Mach 1, diciamo. Ecco, questa cosa del veloce è molto interessante, cioè abbiamo messo un po' di carburante sotto, però ricordatevi appunto che l'aereo deve andare a minimo Mach 0,8, giusto? Quello è un po' la... già poco quella quota, cioè, in un'area buono, diciamo, si cerca sempre di stare il più possibile sopra Mach 1 quando si deve tirare il primo missile. Ok, allora, uno taxi out, mi venite dietro, ok? Io vado l'ultimo. Se tower, flanker flight, go from taxi to one way, Tommy, stai mai brakes? Brakes now full afterburner. Mi sono dimenticato di togliere i piloni da sotto l'aereo. Vabbè, pazienza, fa un po' più schifo così, ma va bene lo stesso. Allora, ovviamente non per questa, diciamo così, piccola lezione, non sto a dirvi tutto quello che riguarda invece la parte, aspettate un attimo che voglio configurare un attimino la situazione qua, cioè non sto a indicare tutte quelle che sono i tasti da utilizzare, cioè bisogna saperli già fare queste cose qui, quindi è importante. Allora, ragazzi, siete dietro di me? Sì? Bravi. Se vedete 15 ore, tra poco dai, bello lontano che lagga un casino. Sì. Ho visto. Non so, se volete mi date un secondo, chiudo gli altri due server, così
il problema non sussiste. Mamma mia, che paura! Mi sparo. Può essere meglio, Lore. Alla grande davanti un 18 a caso. Allora, mi sì, fate Lore, andare, meglio. Mi fate andare un attimo sul... come si dice? Sul... Che paura. Sul, allora... Vabbè, mi fermo un attimo qua, ragazzi. Blocco i due, le altri due server. Un attimo solo, perché così almeno. E questa mi. Allora, devo dire questa cosa: versione 2.9 di DC... Ragazzi, sto frenando, La versione 2.9 di DCS ha dato. Sta dando. La frena. Cazzo. Non queste parole, grazie. Però, porca miseria, mi porca miseria, mi sono davanti. Allora. Allora, un attimo solo, ragazzi, che blocco gli altri due server. Noi dobbiamo ripartire. Ve l'avevo detto che frenavo. Perché no, il problema è stato che mi è spawnato davanti e pensavo fosse proprio più avanti. Ok, blocco server 1 e 3. Un attimo solo. Quando ci sarà il prossimo... giveaway molto molto presto, mio caro, molto molto presto, quindi scusa, se la prossima settimana è quella dopo, però ci sarà il prossimo, ecco, se pubblico 1 bloccato, mi Tommy sei proprio, non mi sposta manco di slot, io ti vedo a ovest di Kutaisi, considera, quindi per terra, manco io. C'è ancora problemi di lag, se no Gold. Devo cambiare server. Come cambiare server? L'ho appena. No, ma ora si dovrebbe risolvere. Appena chiuso, Spero di sì. Ho chiuso il server 1 e il server 3. E il server 3. Che miseria. Va, tra l'altro dovrebbe sistemarsi il tempo che si spengono bene. Diego, cosa ci fai te da Allora, puoi aspettare qualche secondo che riaccendiamo? Sì. A 43.000 piedi, a un nodo in full afterburner davanti a me. Cioè, considerai. Allora, se vuoi puoi togliere i piloni adesso, c'hai tempo. È vero. Togliamo i piloni. Ok. Ho fermato i due server, quindi... andiamo a punta attesa appena poi. Sì. Allora, andiamo in punta attesa o tolgo i piloni? Ditemi voi. Beh, come preferisci, lo puoi fare a punta attesa oppure lo fai ora e poi ci muoviamo a punta attesa. Tanto gli altri arrivano, ma aspettiamo la punta attesa. Ok, facciamo rearm refueling, remove pylon. Ok. Allora. Va, chi è con 16 che passa? Mi sa che è Chico, credo. Oh, no. Chico. È Chico. Ciao, Cipollini. Lagga o no? Vediamo. Ma è che lagga? No, non dovrebbe laggare, non lagga più, va bene, perfetto. Io lo vedo da tutt'altra parte rispetto... L'abbonamento a catena l'abbiamo fatto. Quando rientrate, ricordatevi la livrea. Nel caso questa cosa non funzionasse... La livrea è UFA113. Caso questa cosa non funzionasse, perché vedessimo che dovessimo vedere che ci sono dei problemi, domani la rifacciamo, domani pomeriggio stessa ora, ok? Quindi così almeno non ci sono problemi. Rearming complete. Ok, vado, Rex. Bene. Magari sai che facciamo. Ciao ragazzi. Ciao. Come stai? Bene. Dai, dove siete, su... ragazzi? Siamo sul server 2 e siamo sul facciamo il notch, quindi prendi subito un velivolo. 16. Arrivo subito, ragazzi. Vieni su Kutaisi. Arrivo subito. Veloce. Sì, ma veloce. Tranquillo, vi ricordo a chi ha 18 che avete la grandissima comodità per il notch di poter mettere l'RVR sull'HUD, cosa che vi aiuta molto in una situazione più calda. Assolutamente. L'RVR sull'HUD è la cosa più utile. E che sono questi personaggi in volo adesso, Pi, pi, pi. Dieguz. Oddio,
Chico, tu non ci devi sparare, eh? Cioè, noi no, 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 ma poi non sono nemmeno all'altezza di fare certe cose, cioè non, non mi permetterei mai, mai, mai di fare queste allora, cose. Uno riporta punta tesa, pista 07. Noi siamo umili. Cico ti si allunga il naso, lo picchi nel monitor. No, no, in area Federer che cosina, ma in area proprio zero. Uno riporta punto attesa, pista 07. Due riporta punto attesa, pista 07. Mamma mia, mi poi lag lo vedo ancora, ragazzi. No, sì, non meno, lag, ma qualcosina, sì. Lag, no. No, lag, cosa, lag di più al suolo che... Lag di più al suolo, speriamo. Sì, non sì, so, sì. Volete che un gruppo, intanto andiamo in volo, ci portiamo a 30.000 feet sopra il mare? Ci stanca minchia fumane? Eh? Intanto stabiliamo dove sopra il mare? Andiamo guarda verso no, andiamo sopra il mare, 30.000 feet lì dal delta di Poti, dai, andiamo lì, va bene? Dove ci... Ah, sì. È al punto attesa. Ok, uno entra in pista, si allinea a destra. Due segue a sinistra. 5 gradi segue di salita, asse pista. Ulla, lagga, 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 lagga. Ullala, ullala. Ullala, lala. Ha laggato. È il lag. Ha laggato fortissimo. Lag. Dove sei? Buon tempo si spera. Sto ritornando verso Puttaiti. Nel caso non funzioni questa cosa, no, non va. Facciamo domani sempre alla stessa ora verso le 17. Adesso intanto proviamo, poi vediamo un attimino. Ma sei in pista? Non... Io ti vedo, non ti vedo in pista. Affermativo, sono in pista io. Mamma mia. Allora ragazzi, entrate in pista, entrate in pista. Ci troviamo in holding destro, là sopra, diciamo, come si chiama? Sul delta di Poti. Aiuto! Sta di nuovo desincando, ragazzi. Sta di sì, nuovo non vi vedo più, non siete più sulla decollo, pista. Decollo, io decollo. Ci vediamo a 30.000 feet. Sul, magari a terra ha più problemi questo, eh? Ti conviene no, non decollare informazioni. No, 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 cioè, Lorenzo, io ti vedo. Io guarda, ti vedo nell'erba. Cioè... Io sono appena non, decollato. Non decollate informazioni, raga, se no vi tamponate. Non decollate. Non ci sei nemmeno nell'F10. Bene, io decollo anch'io se mi dici se già partito. Io okay. sono a 650 nodi, full afterburner. Dimmi quando sei airborne. Dimmi airborne sei parecchio airborne. Anche. No, dico a Rex. Ah, ok, io ora vedo Rex, ora vedo Rex. Mi... È impossibile. Sì, ogni volta che ti sto per raggiungere ti sposti di Airborne. Cioè, Tommy, yeah, io ti vedo a meno 34.000 piedi. Meno. No. Allora, andiamo un pochino su, 15 gradi a salire, 20 gradi a salire. Io sono asse pista, Sei sopra Kutaisi, te, Diego? No. No, io sono quasi a Tbilisi, Tommy. Dove? Hai già superato l'ora e il punto d'uscita? Sono in mezzo tra Kutaisi e Tbilisi. Oh, io vedo che forse si sta riprendendo. Io li ho visto scomparire dal parcheggio. Ore sai che condenso sono. Sì, allora vedo. Sì, anch'io condenserò. Rendezvous su Poti? Affermativo. È scomparsa la condensa. Andiamo bene. Ora sembra essersi ripreso effettivamente. Cheat. Esatto, non la voglio. La gufata. La gufata. Facciamo holding qui fino a che loro non sono arrivati a Poti, poi andiamo in. Ok, allora adesso sono a 22.000 feet, adesso io faccio la virata, vado sulla zona, ok? 24.000 feet, sto andando. Io vedo dei contatti però davanti a me, E anch'io sono Harrier, sono nostri. Ah, sono Harrier, sì, sono quel gruppetto di Harrier che ho visto entrare. Bellissimi, prima. Tra l'altro. Iniziamo a sparare cose, per favore. Ho visto cose, ho visto gente, faccio cose. Ok. Ragazzi, armamento, cosa mettiamo? Abbiamo messo AIM-9X, AIM-120, proprio per riuscire, insomma, più che altro a capire a difendersi un po'. Ma due, non è 5.000, Taniche ne avete messe? Qua, tre. No, io una ne ho messa di taniche. E anch'io. Velocità, Rex? 400.
10 okay. gradi a salire. Smodata, velocità smodata. Velocità smodata. Ti vedi, Diego? Sì, laghi un botto, però sì, ti vedo. Ok, ma non voglio gufarle, però... Sta zitto! Però, non dire cioè... niente, non dire niente. Il mio lo riconosci, gli manca un timone. Ah, abbiamo proprio il sole contro, ragazzi, anche questa cosa qua è interessante. Anzi, forse anche meglio, perché così almeno capiamo che devi usare proprio gli strumenti. Ma tanto ce l'avete adesso il sole contro, ma non dopo, Lorenzo. Dopo ce l'ho io il sole contro. Ok. Ok, io vi vedo, vi vedo due contatti, ho due contatti, quindi vi vedo. Avete attivato l'IFF? Sì, l'IFF, sì, sì. Ultime parole famose. Io sono sulla verticale di Poti, 15.000. Allora, ragazzi, al momento noi siamo a 60.000. Okay. Senti loccato? Senti loccato? Negative, sir. Okay, non mi fate venire strane idee, loccando qualcuno. Sono amici comunque, Lorenzo, quindi non, Prendri, per sì. il momento non loccare. Allora, Tommy, io ti direi, siccome noi non dobbiamo sparare, no? Per farci vedere come nemici, spendiamo gli FF. Noi due. Ma... questo 18 che mi sta passando sopra. Allora, faccio un attimo F10 così vedo dove siete, perché sennò qua non ci capisce più nulla. Allora... Oh, sì. Ok, qui ci sono... Oddio. Okay. Allora, io vedo due aerei dietro di me, 18.000 feet, quindi salite, riduco un po', sono a Mach 1, vado a Mach 0.8, proprio perché così mi possiate raggiungere. Ma la prua? La prua è 2.5, io sono per prua 2.5.0, ma non è giusta, perché in realtà il delta di Poti si trova un pochino più a destra. 30.000 allora, feet. Ragazzi, vi do un consiglio. Allora, facciamo così, voi arrivate, andate verso il mare, no? Appena siete al punto giusto, io ve lo dico, ok? A gruppi di due venite in verso di noi. Quindi a gruppi di due andrete poi per prua 090 più o meno. Beh, intanto ci mettiamo in holding là, dai. È tutto certo. Chiaro per tutti? Famo copy that. Copy. Velocità vostra, dove ragazzi? Siamo, Velocità in macchina? Ah, eccolo lì, no, è giusto. 1.06. Okay, e la Madonna. Sto allora, a fil di gas, dai. Sto su. A fil di gas. Dio mio, 1.06. Ma lasciami si fa... un pezzo poligono serio, attivato. Ma... Chi è che ha attivato il poligono? Cioè questi ragazzi ogliati che stanno provando le GBU-12. Raga, ma lagga fortissimo. No, non più, dai, su. Assolutamente. Non bisogna stare in formazione stretta. Allora, Mach 092 è in di... Sì, buono, lagga alla grande, t'ho appena, superato. Si teletrasportano gli... Allora, ma perché c'è uno in contromano? Mi vedete? No, mi vedete? Allora, io sono... passato in contromano. Ma che cazzo è successo? No, in contromano. Io sto andando giuro. Sul delta di Poti. È dall'altra parte. No. Ma che cazzo? Alfred, taxi out. Oddio. Stavi sincando ancora una volta. Oddio. Vabbè, ci proviamo. Nel caso... Capybara Love 3, grazie per il follow, chissà chi sarà Capybara Love 3, non è Simone? Non penso. Ah, ecco, Simone. Vabbè, non se sei penso. Simone batti un colpo. Ok, io la vado. Allora. Non va un ca, però vabbè. Volo. Allora, io vedo altri contatti di fronte a me. Altri contatti. Adesso lascio che sia. Arrivo. Faccio rejoin con io voi. Io non sto capendo più niente, perché ora siete dietro di me che mi avete appena superato. Ma che succede? Ma lagga! 180, Tommy, in virata. Sto facendo scia io, sto sciando io. Ma raga, ma poti dall'altra parte, dove stiamo andando? Allora, Capybara Love 3 non è Simone, dice, sono entrato ieri sul Discord. Bene, va bene, vieni a volare con noi. Allora, ragazzi...
Allora, la vostra direzione è giusta, solo che state laggando per quello. Sì, ho appena superato Rex perché laggava fortissimo. Ragazzi, stiamo molto aperti, stiamo molto aperti. Siamo, esatto. Io sono 29.500 feet. La cosa divertente è che io da ultimo sono passato prima, dai. Con voglio. Ok, e loro velocità? Mach 083. Ok, allora rallento perché infatti sono veloce. Alfred Airborne. Se vuoi ti dico anche la indicata, indicata 318. Vabbè. Ma sto capendo. Allora, io sono quasi arrivato su in posizione. Comincio la holding destra. Comincio la holding destra, ragazzi, ok? Quindi... Allora, Lorenzo, volendo, siamo a più di 100 miglia, ok? Ok, perfetto. Quindi allora potete iniziare a venire in verso prua più o meno 090, tu magari un'altra persona. Ok, 090, aspetta un attimo perché... Diego, vengo io che sono a metà strada. Aspetta un secondo. No, allora, tu sei a metà strada, quindi sei ancora più vicino, non lo so... Ok, sì. Lorenzo è in coppia con uno con F18 su poti adesso, non so okay. Chi è. Vabbè, sono io. Anche io sono subito dietro, li vedo, sono in scia. Tu, Gold, vai un attimo verso poti, vengono Lorenzo magari e... Allora, metto vediamo. SA, perfetto. Allora, vado per 090, giusto? Esatto. Oh. E vengo 09... anch'io che io sono dietro di per 090 di però devo virare a destra per 090 ritorno praticamente indietro, giusto? Certo, perché vieni in verso di noi che siamo dalla parte okay. Opposta. Tommy, allora, aumenta la velocità. Vengo anch'io, Lore. No, tu no, due alla volta. Appunto. Ma perché? Io sono davanti. Ma se sei con me, sì, se sì. Io avevo superato Rex perché quando laggava. Vai. Allora, per quelli che si sono collegati in questo momento, stiamo provando la manovra di Notch, quindi cerchiamo non è tanto di spararci e abbatterci, ma vedere come eludere, evadere un eventuale minaccia di un aereo. La velocità quindi la aumento un pochino in modo da riuscire a essere a Mach 1, controllo, sì, no, ce n'ho abbastanza. Poi dopo vediamo anche, mamma mia, come, accidenti, scusate, cosa? Mamma mia, no, se no non vedo cosa dite, ecco qua, vediamo veramente di... Sprecato 3.000 libri per niente, vabbè. Ok, 140. Diciamo che oggi il teletrasporto dello Stargate ci fa un baffo. Ok. Esatto, è tipo Star Citizen. Vedo una serie di contatti. Io li vedo fluidi. Vedo una serie di contatti, 090, due contatti, sì, 090, roll out. Allora, voi siete stiamo... Lore, uno sono io che sto tornando verso poti. Ok, voi siete più lontani, giusto? È impossibile che tu li trovi ancora. Siamo a 116 miglia da voi. Allora, Tommy, mi raccomando, spendiamo gli FF così loro ci vedono come nemici. E anche il data link, così ci vedono come nemici, ok? Uh-huh. FF e data link. Quanto siete? Io vi vedo come vedo due contatti, vedo il contatto. Ok. Vedo qualcuno che sta venendo verso questa. Siete direzione. La nostra stessa quota? Siamo a 34.000. Quindi siete. Vi vedo, secondo me vi vedo. No, so io quello. No. Questo qui Mi potete dire la distanza per caso? 20.000 o no? 100 miglia più o meno. 100 miglia. Ciao, okay. Capibara Love 3. Che ne vedo uno a 32, ma allora sì, non siete voi. Io quello. A 32 sei tu. Uno a 20 nel sicuramente l'Avox. No, 20 credo che sia Alfred. Ah. Sì, sono io. Okay. No, io sono a 29, ragazzi. 29 angeli. E chi è 20? Ok, ne vedo uno, 34. Sì, è uno dei due. Mi passando in questo momento. Ciao, ragazzi. Io non vedo Dico, nessuno. Dico, sono nel rejoin, eh? Allora, faccio un po' di quota, ragazzi. No, faccio un po' di quota, 31.000. Mi metto la stessa quota vostra. Vado a Mach 1.
35 si è detto, no? Ciao raga. Mi dispiace, no. Devo andare. Allora, non metto, cioè mi faccio vedere anch'io, nel senso che non metto TVS, non metto niente, mi faccio proprio vedere. Body lock? Sì, sono io. Sì, ti ho lockato uno a 35, dunque o Tommy no. O... Hai lockato me? No, io dicevo... Ah, ok. Ma Rex... Ok, vi vedo. Vedo body lock? Okay. Mi sento loccato. Mi sentite loccati? Okay. Mi sento loccato. Sì, Lorenzo. Sì, sì, mi sento loccato. Ciao, aumento la velocità. Ok, sì, Tommy. Che... Vado in afterburner. Ok. Vai, aumenta allora. Adesso io ti metto di prova. Lorenzo, ti metto sei di lento. Sei lento. Mach 095. Aumento. Full afterburner. Vai, aumenta. Aumenta. Full AB, vai. Signori 16, buongiorno. Ok, ti ho... inquadrato, ti ho. Lo sai, ok. Oddio, lag. Ti sto raggiungendo. Allora, Tommy, vai così. Tu spara a Protector, okay. Io sparo a Lorenzo. Ma dai, ok. Non allora. Vale. No, ragazzi, perché dobbiamo sì, farvi provare la tecnica. Lo so, allora, stiamo zitti, che così non... sentiamo cosa ci dice. 35, sei. Sì, sei tu quello lì. Ok, ti vedo verde, ma va bene. Allora, dimmi se stai sparando. Sì. Hai sparato? Ok. No. Dimmi quando spari, Tommy, così. No. E quando? Ovvio. Per dire, io se faccio no, così, dillo, locco, Tommy, diciamo. Io ti locco. Sei a 53 miglia, mi dice friend, ovviamente. Ma l'idea è proprio quello di nocciare, è quello se di evadere, non è quello di sparare. Locca, ti vedo... locca Lorenzo, loccami, tranquillamente. T'ho loccato, sì, t'ho loccato, hai sentito, sono? No? Okay. Ti ho a 40 miglia. Confermo. 44. Io, allora, io a 30 miglia, 35 miglia farò fuoco. Quindi io mi metto a 90, quindi vado per prua 000, ok? Non scendo... Non giusto... No, Alfred, no, scendi. L'unica cosa, non giocartela di tanto di prue, giocatela di RVR. Vedi l'RVR, lui mi dà a me sì, e sì, dove dai il missile lag... e ti metti a 90 rispetto al missile. C'è un lag okay, bello va peso. Vai, quando vuoi. Ma quando no, mi dimmi quando spara, Ragazzi, scusa. Break. Scusa, se stai così attaccato all'ora, È difficile. Ah, beh, sì, scusa. Sono a 30, sono a 30. È un 18 che mi ha alloccato. Spara. Ok, ora mi dovresti vedere allora, un po' più allargato. Fox 28. 3. Ok, vado. Chico. Ok, allora, Tommy, io vado verso sinistra, ok, torno indietro e guardo cosa fa Lorenzo. Allora, Lorenzo, ok, mettiti 0, 0, a 90 0. Gradi rispetto al mio 18, ok? Okay. Rispetto all'indica... sì, all'indicato. E vado giù, e vado giù. Esatto. Devo andare vai, giù o no? Sì, certo, vai giù. Vado giù. Piano, non perdere energia e scendi. Non la sto perdendo, la sto acquisendo. Vado giù di 20 gradi. Ok. Io non ti ho... Lorenzo, allora. È tardi. Okay. Vai giù tanto, non poco. Vai giù tanto. Non sei a 90 gradi, Lorenzo. Non sei a 90 gradi. Ok. Protector l'evaso. Ok. Adesso ti rimetto a 18. Io non ti vedo proprio più, Allora, io sono... Ho fatto prova 000. Secondo me tu hai evaso o no? Teoria sì, anche se non vedo più il missile su F6. Non so perché. Allora. Ok, in teoria com'era sì. Com'era il mio, allora, Diego? Secondo me ti ho evaso, tranquillamente. Ti è proprio. Passato vicino. Non era nocciato, era draggato, proprio. Che... Quindi non però ho... me l'hai sparato vicino, Tom. Quindi non ho usato assolutamente chaff flare, giusto? E il missile fondamentalmente l'ho assolutamente allora, schivato. Adesso io mi metto. Adesso vanno torno in altri in, due. Lorenzo. Torno un attimo in perché ti faccio riprovare che quel missile è andato un po' strano. Ok, aspetta. Allora ritorno su. Ritorno su, aspetta, vieni per facendo... prua, sì. 166 facendo... di prua, 166,
Stozzino ha detto una cosa che mi ha fatto un po' ridere. Va bene, ok. Scusa, Prua 1 158 166. Signori 16, poteste rallentare un pochino, che così vi metto. Ricorda, io vedo appena. Uno, ok, uno, sei, sei. Io vedo di 18, prova a la pesca quale sei te. No, tanto devo sparare io. 166, ok, 166. Ok, Tommy, ritorno in. Vabbè, tu secondo me sei quello lì. Allora, Lorenzo, quello che sta ti sparo, ok? Sì. Fox 3, ora tu vai a 90 gradi rispetto al mio al 18 che è sull'RVR, ok? Ok. E vado giù. Sì, veloce. Mi sei sparito, mi sei sparito dal RVR, però secondo me sei quello lì. Boh. Ok, sì, ti ho. Ok, ti sto tenendo a 90. Sento piri. Esatto, io non ti posso dire, ok, non sei proprio a 90, leggermente, ok, tieniti così. Mi sei pronto? Tieniti così. Vai. Allora, ancora ti vedi il missile, ancora dimmi, ti sta vedendo. Quando... Io però non ancora vedo. Ancora ti sta vedendo. Ok, l'hai draggato però. Ok, adesso alla fine l'hai nocciato. Okay. Vai. 12 buona. Miglia, mica lo evito. Buona, l'ho nocciato? L'hai nocciato, esatto. Perfetto, io adesso ti ho a 90 effettivamente. Allora, adesso io farei così. Adesso io ritorno, cioè vediamo gli altri. Quindi io esco dall'aereo e vediamo un attimo gli altri come vanno, ok? Intanto la manovra l'abbiamo visto, faccio vedere quello che succede agli altri. Quindi esco dall'aereo. Aspetta, se esco dall'aereo, Madonna, ce l'ho ragazzi, io qui. Se te stinca, cioè la versione. Stai facendo, master? Tommy? Se no. Tommy, che stai facendo? Niente. Allora, prova a uscire, vediamo se riesco a Levitus. No, select roll, così vedo quello che fate voi. Vediamo se c'è la Game Master, ok? Briefing, fly, ok, perfetto, adesso vi vedo voi. Allora, dunque, dove siete? Allora, Spooky, oh, e sì. Vedo Spooky che sta andando addosso. E... No, ma è meglio che non guardi qua, guarda Diego, cosa fa? Sì, ma dove sei Diego, dove sei? No, F10 a nord di Kutaisi. Ah, ok, a nord di Kutaisi, ecco, dovresti essere questi qua, giusto? Vedo Chico. Ok, sei sono in teoria Chaos 1-2 a nord di Kutaisi. Posso spararti? Ah, eccoti qua Diego, perfetto, dai, andate in ragazzi, allora vedo Diego, andate in. Posso spararti Diego? Andate chi? Allora, vi do un po' di pruei, ok? Chico? No, il più vicino, allora va bene, ok. Allora, vi do un po' di prue io. Allora, a tutti per Prua, tutti, questo gruppo dove c'è Chico, Prua 072, 58 miglia, 072, quindi la distanza è giusta. 072. Vai, Chico. Vado. Guidaci. Correggo, 076. Diego, sta venendo, scusatemi. Diego, la tua Prua per loro è 253. Li vedo. Ok. Mi sa che mi manuverchilli. No, forse no. Ok, chi va prima? Chico e? Alfred e poi c'è Teoz. Sono io, sì. Ricordatevi che cioè, si va una volta, capite se state nocciando oppure no. Allora. Una alla volta si va, ok. No, non allora so. Diciamo che, Lorenzo, per capire se hai nocciato sul 18, sai come può capire? Il missile a un certo punto... Mentre eri a 90 gradi, ha smesso di suonarti? Sì, ha smesso di suonarmi. Ma dopo tanto? No, o dopo poco. Dopo poco, sì sì. Se è stato dopo poco, allora vuol dire che stavi nocciando. Comunque, andare giù, diritti. Sei precisissimo, 252 Diego. E invece vabbè, gli altri ragazzi, andare, Prua 072. Quindi state andando uno dall'altro, davanti a là. Allora, adesso io... Tolgo questa cosa qua, perché se no mi dà fastidio. Guardo Diego. Diego, dimmi quando spari. Assolutamente. Diego, allora, loro si devono mettere... Allora, Diego è a 30.000 feet, quindi voi regolatevi su questo. Insomma, essere in alto aiuta, perché potete andare giù proprio di brutto.
Allora, ditemi anche voi, Cico, chi mi verrà a ingaggiare a provare. Quando mi sparatemi, ok? Sparatemi. Perché così Lorenzo. Sì, esatto. Ok, lock. Vabbè. Locati in RWS, in questo caso. Vabbè, è meglio mi dico 5 ai 18. Ragazzi, mi raccomando, velocità superiore a Mach 1. Che col 16 si fa molto bene. Che mi lock. È un 16. Diego, dimmi quando spari. Ma cosa stiamo facendo esattamente? Chi spara prima, Cico o te? Insomma, chi spara per primo? Ah, non lo so. Basta mi dici che devo fare e io lo fo. Cosa stiamo facendo esattamente, Tommy? Mi sta venendo addosso, Diego. E voi state andando addosso a lui. Siete a poche miglia di distanza. Allora... Ah no, cavolo, sta laggando. Okay. Vado, sparo, faccio, Diego. Vai, sì, spara, faccio vai. Fox 3. Vai. Fox è qualcosa. Fox è qualcosa, mi è piaciuto. Ok, Fox. Pronto, hai Fox, guardate, metti la visuale su di me, Lorenzo. Ma anche cosa? Te, anche te hai nocciato. Anche te hai sparato, Diego. Sì, sì, anch'io ho sparato, sì, sì. Hai sparato così, intanto te. Loro provano. Sì, sì, l'ho detto. Okay. Loro provano intanto il noccio. Ok, loro, te stai andando giù. In realtà si vede molto bene. Guarda, i missili si incrociano in questo momento. Allora, Pulcino Pio, se non te sta attento, e ci picchia, eh. Attenzione. No, gli passa davanti alla prua perché sta puntando Viper. Vabbè, io faccio un attacco. No, io no, a terra. Perfetto. Allora, Pulcino Pio... Io sono in noccio. Ok, perfetto. Andiamo a vedere gli AMI 120, F6. Perché a me arriva proprio un missile giù. Sta proprio andando giù. Vado e via, vado Diego hold. ha proprio nocciato, quindi secondo me non sì sì, missile proprio evaso. Perché alla mi sta grande. Arrivando un missile, ragazzi, guarda che il missile proprio non sa proprio dove andare. Il missile Spooky proprio ha lanciato un missile random. Non sta, eh no, esatto, sta venendo da me il missile. Non mi vede in quel momento. No, non è lì. No, perfetto, il missile proprio non sa più dove andare proprio. Adesso stai andando su, ma è assolutamente il missile proprio lì che proprio è lì che gira come un coso, proprio sta cadendo in caduta libera. Perfetto. Niente, adesso potete provare altri. Chi è che ha battuto? Pilota aereo ha battuto? No, c'è stata una collisione in volo, ma non tra noi. Ok. Allora, vai. Altri come sono andati che non ho potuto vedere? Sì, sono stati evasi molto bene. Okay. Allora, adesso Diego, ti do la prova per loro ancora una volta, prova 244. Quindi ragazzi, voi invece Alfdeg vai per prua 057. Così provi il notch, guardiamo il notch di Viper prop di Alfdeg. Allora, Alfdeg è quella a 9000. Sì, okay. Alfdeg sta andando su. Vi ricordo che qualsiasi cosa scriviate, io lo leggo e quindi mi potete tranquillamente. Alfdeg, andare su così va bene, però poi perdi un sacco di velocità, eh. Sei a 200. È tranquillo. Il sedicista lui, eh. Sedicista, mica di scuola. Allora, ok, Alfdeg, sparami, anche tu. Io ti sparo, Fox 3. Ciao Max. E vedete, io ho sparato, nonostante io non senta ancora il suo missile, io difendo comunque perché lui potrebbe avermi sparato in TWS. In TWS tu un missile non lo senti fino a quando non va attivo. Ok, vado a Alfdeg. Sta arrivando. Tu hai stai flerando. Sta arrivando, l'hai nocciato per un attimo. Non lo vedo più il missile. Ok. Il missile è nocciato. Cioè stai attimo. Andando giù a candela proprio. Cioè questo il è proprio è nocciato, ma bisogna far così, eh? È un chiama... 16, deve fare così. Ok. Rex, sei pronto? Sì. Allora, ma Diego è troppo vicino, Diego è troppo vicino. Sì. Ora mi è lontano. Sì. Diego l'ha nocciato, no? Sì, l'hai nocciato. Sì, perfetto, l'hai nocciato. Allora, Rex, vai pure dritto. Sei a 25.000 feet, alzati. Ok, quindi tranquillamente vai a 30. Ok, Diego, vai pure dritto così, poi vi do le prue io. Che ore sono, ragazzi?
18.52, fra pochino la chiudiamo questa live perché c'ho gente a cena, non posso mica far trovare qua che sparo, eh. Beh, ne ha fatta di bollita? No, gli faccio la pizza. Chiama. Va bene. Allora, ricordo a tutti coloro che sono entrati in questo momento, stiamo provando il notch. Vi do quelle che sono le nostre coordinate. Vi ricordo che iscrivervi ai canali Lorei fa bene alla salute. Adesso bella, le sto questo. Tentando proprio di tutte, proprio pur di avere degli iscritti. Quindi iscrivetevi, che vi fa bene, bene, bene. Allora, bene. Rex, comincia a venire in. Sì, okay. Allora, vado con... Ti do una prua, Rex. Prua per Diego. Prua per Diego, 1-1-0. Diego, ovviamente, l'opposto. Quindi 2-9-4. Quindi stiamo provando il notch, stiamo provando come questa manovra possa essere utile in caso di AIM 120 addosso. Quindi vi ricordo che la distanza... Adesso siete anche vicini, siete 14 miglia di distanza, ragazzi. Allora, Rex, lockami. Anzi, allora, aspetta. Rex è ancora dalla parte opposta. Se è 18 miglia, Rex, prua 1, 2, 3. Proprio altitudine di Rex, devo settare l'altitudine. 27 miglia feet, tu 22. Rex, nuova prua, 1, 2, 0. Confermo 1, 2, 0. Max, mi sembri un tanker che continua a virare. Sì, Diego, prua, allora, 3, 0, 3. Ti sparo. Okay. Mi hai già sparato? No, no, ti ho appena sparato adesso. Ok. Ok. Difendi, prego. Allora, vedete il missile che sta andando. Io guardo qua. Missile. Allora, Rex, ok, continua a virare, fermo così e vai giù. Allora, leggermente più verso destra. La mia destra. Sì, vai giù. La tua destra. Vai giù, Rex, vai ancora giù. verso destra. Ok, no, preso. L'hai preso. Tricheco, buonasera, Tricheco 67. Non sono manovre semplici. Non eri proprio a 90 gradi rispetto alla direzione del missile. Adesso scusami, ho fatto il conto di 120 meno 90. No, ma tu devi guardare l'RVR. Devi guardare perché il missile si sposta, quindi non è sempre la stessa prua. Devi guardare rispetto all'RVR a che gradi sei. Allora, adesso do soddisfazione a molti. Vai, Diego, per prua 103 e Protector... No, Protector invece fai quota perché sei molto basso. Io non c'ho più missili. Ma infatti nemmeno io, non ne ho usati nemmeno uno di missili. No, perché dico, cioè, stavo facendo touch and go, però va bene, prendo quota. Allora, prendi quota, vai per prua 255, ok? Diego, ti allontani un po', vai per la prua opposta, vai per prua... Che devo fare? Far provare il protector? Sì, 298, vai per prua 298, così ti allontani da lui... E avete tutto tempo. Allora, vabbè, ma guarda che Diego è più forte di me. Che c'entra? No, tu devi nocciare, non devi usare né flare né chaff. Vai su, Protector, vai su. Vai, bravo, vai su, fai quota. Tanto con quell'aereo lì ce la fai in un secondo a fare quota. Allora, Diego, vai... No, questo... Dov'è Diego? Ah, eccolo qua. No, perfetto, Diego. Vai per due... Max. Sparito 296, no, va benissimo. Non ti vedo più, mi sei sparito davanti. Ah, ottimo. No, però ci sono. Ok, mi vi sto dando due direzioni diverse in modo che vi allontaniate. Protector, portati bravo a 35.000 feet, così hai tutto il tempo per scendere di brutto proprio. Vai. Ah, ecco, ok, Diego, continua ad andare per prua 310. Così vi allontanate, capito? Perché così siete molto vicini. Siete a 11 miglia e sinceramente, se no... No chaff, diciamo no flare, che... giusto? No chaff, no flare. Sì, proviamo solo noccio. Okay. Devi solo nocciare. Per allenarci, anche perché più si affina alla tecnica del noccio, più da vicino si possono nocciare. Cioè si riescono a nocciare un ragazzo... Una volta bravissimo mi ha nocciato un 120 sparato da 2 miglia.
Aiuto. Quindi, aiuto, bravissimo. Si può fare, si può fare, si può fare. Beh, bisogna tenendo essere dei, dei maghi. Tra 5 miglia e distanza mortale. No, allora si fa. Si fa. Ok, allora Diego, distanza okay. fra te e lui, 14 miglia. Quindi se vuoi ti do già la nuova prua. Dimmi tu. 14 miglia. Dovrei nociarlo. No, adesso tu Diego vai avanti così. Adesso Diego ti do, scusa, Protector, ti do la prua per andargli proprio in bocca, capito? Così poi i 90 gradi li fai. Li vai facile, ok. Sì, li fai fai. Allora, prua, Protector, allora, Protector, prua, 3, 4, 9. Prua 3, 4, 9 subito. 3, 4, 9, Diego, prua... 173 lo vedo, aspetta, vado io. Maledetto! Distanza 20 miglia. Ok. Sparami Diego... veloce che così non ci avviciniamo troppo. No, vabbè, ma no, no ma guarda, io ti vedo, tempo di andare in. Ok, intanto io Diego c'hai l'ultimo AIM 120, quindi questa poi dopo finisce la diretta. Quando così... vuoi. Ecco, lo vedi laggiù, guarda, lo vedi laggiù. Sì, lo vedo. Sto cercando di locare nota. Ok, Fox 3, frate. Copy. Ok, vediamo. Fox 3 è partito, andiamo su, su F10, andiamo a vedere che cosa sta succedendo. Okay, Diego, ha sparato. Fermo così, fermo così. Vabbè, non mi aiuta, non mi aiuta. Diego. Ok, ok. Ah, non ti aiuto? Ok. Segui la guerra. Però sarebbe meglio andare giù, eh? Sì, sì, tranquillo. Non sei proprio a 90, eh? E dai. No, altro. Ok, vai giù, okay, Protector, allora, vai giù. Non è, è evitato, ma non è un noccio, è un drag. Cioè, il missile non riesce di energia. Ok, non riesce... Vabbè. Perché sei, la, sei la, rotto? Perché sei rotto l'ha tutto? L'ha taggato. Si è rotto l'ala. Si è rotta l'ala, vabbè, però l'avevi, la l'avevi assolutamente schivato, eh? L'avevi assolutamente schivato. Facevo attenzione all'RVR e non ho visto la velocità. Quella lì è un altro modo di evitare i missili, si chiama drag, cioè tu li draghi i missili, non riescono di energia. Non riescono di energia. Praticamente, molto velocemente, il missile quando è partito, ovviamente ha del carburante dentro, quando il carburante a un certo punto finisce, giusto, non ce la fa più, non ha più energia per arrivare a, a colpire il bersaglio, giusto Diego? È questo, no? Quello in che realtà volevi. Diciamo, missile finisce carburante e continua ad andare comunque di energia cinetica, no? Cioè, in realtà va di inerzia, cioè. Esatto, di allora, inerzia, ok? Rispondo quindi... un attimo a Luca Orso, come ha fatto il rompersi il 15? Overspeed. Overspeed. Uno degli unici moduli che fa sta roba quando vai troppo veloce. Siccome guardavo l'RVR e non guardavo il non guardavi la velocità, ok, quindi un po' questo. Allora, esatto. Quello che abbiamo visto oggi, appunto questa manovra che è il notch, manovra che abbiamo riassunto... assolutamente con questo schema che ci ha fatto Diego, dove si vede appunto che basta mettersi a 90 gradi rispetto alla direzione del missile, infatti lui ci ha scritto incoming missile, e poi l'RVR, come vedete, viene posto il simbolino, diciamo così, del missile nemico, che sarebbe quel piccolo diamante che vedete sulla destra, deve stare in quel punto lì, quindi si va a 90 gradi non si rispetto alla direzione del missile, così nessuno fa battutacce, e poi dopo in questo modo il missile è evitato, il missile è fondamentalmente nocciato, si dice così. Ovviamente se si vuole essere ancora più tranquilli, ancora più sicuri, si va verso il basso in modo da non, da evitarlo ancora in maniera migliore. Diciamo, quello che succede è che se si sta a 90 gradi precisi rispetto al missile, il missile, il radar del missile vi filtrerà come se fosse un palazzo, diciamo, e quindi non vi vedrà, ok? Perfetto. Sì, perché come diceva Diego prima, giustamente, lui vede il radar ha un filtro
e questo filtro toglie tutto quello che non sarebbero, tutti quelli che sarebbero dei piccoli, come si dice, insomma dei bersagli, no? Quindi questo filtro noi ci andiamo a nascondere con il filtro che ha. Bene, Diego, intanto ti ringraziamo veramente tanto per questa diretta, molto 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 carina, perché secondo me è molto utile imparare anche queste manovre. Il notch non è una manovra proprio comune, immediata, ecco. Sì. Sì, non è come il classico crank and dive o cose del genere, cioè è una manovra che devi richiedere un po' di pratica. Esercizio, esatto. Sì. Ciao a tutti. E proprio per questo dico che provate, potete utilizzare anche il Mission Editor, oppure non fate altro che venire con noi sul Discord Loreir, che qui ci sono le coordinate, e provare con noi queste manovre, perché ci divertiamo e perché comunque impariamo qualcosa di nuovo, di interessante. Come? No, niente, stavo parlando con lui. No? Ah, ok. Ringrazio Navigraph, dove presto noi faremo con Navigraph faremo dei voli con il Loreir Olympic Tour 2024. Toccheremo alcune di quelle che sono le capitali olimpiche per atterrare a Parigi proprio il 24 di luglio 2024, perché il 25 partono, appunto, ci sarà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Faremo altri voli qui con con DCS, insomma tante tante cose che potete vedere. Ringrazio tutti gli abbonati di Twitch, ma ringrazio anche tutti gli abbonati di YouTube, che sono questi, perché insomma abbonarsi, come ho detto prima, è quello che mi serve, insomma, per crescere. Molti mi dicono: Lorenzo, ma c'hai pochi iscritti, prendimi. Sì, se non vi iscrivete, gli iscritti non ci sono. Quindi mi raccomando, lasciate sempre mi piace. Aspetta che ve lo faccio vedere. Yeah. E soprattutto anche iscrivetevi al canale YouTube. Io ringrazio tutti coloro che stasera hanno volato con me, che sono Cico, Rex, Protector, Derfel, Simone, che è entrato adesso e saluto, Teuz, Diego e Alfred, perché ci siamo divertiti e continueremo a fare queste manovre, perché sono veramente ganze. 1, 2, 3, bit, ti ringrazio. Ciao, anche ragazzi. A te. Ciao, e anche Protector. Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima puntata. A tutti, Happy Landings by Ilair e tutti questi ragazzi qua. Ciao, ciao, alla prossima. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao.